Ciao amici, come state? Qui tutto bene, va tutto bene. Volevo condividere con voi una riflessione sulla situazione di oggi e poi farvi una sorpresa, gradita, spero, un regalino che potete scaricare gratuitamente alla fine di questo video. E non vi anticipo cos'è. Sicuramente, seguendo le notizie scientifiche, tutte le notizie sui media riguardo a questa epidemia, avete già sentito parlare di tutte quelle persone che non hanno sintomi, non stanno male, anzi sembra che stiano benissimo, ma in realtà sono asintomatiche, cioè hanno il virus e lo stanno portando in giro, senza saperlo. Ma è qualcosa che facciamo quasi fatica a credere, a capire. È davvero possibile? Certo, perché il nostro corpo è fatto anche per convivere con i virus. Moltissimi virus vivono dentro di noi senza causare guai, non sono troppo aggressivi e trovano una modalità di convivenza pacifica. Tu non dai fastidio a me e io non do fastidio a te. Per fortuna, da una parte il corpo ha questo meccanismo, ma dall'altra, per sfortuna, possiamo essere portatori di virus senza saperlo. O possiamo incontrare persone che lo sono, inconsapevolmente. Per questo, da oggi in avanti, siamo stati invitati a essere molto cauti, molto attenti nei momenti pubblici della nostra vita, per diminuire le possibilità di contagio e trasmissione del virus. Attenzione, questo distanziamento non deve diventare né una paranoia personale né un modo per creare conflitto sociale. Deve essere qualcosa di veramente compreso e sentito, qualcosa a cui bisogna fare attenzione, così come facciamo attenzione in certe altre situazioni pericolose. Stiamo attenti a non bruciarci con il fuoco in casa quando cuciniamo, giusto? E la pentola dell'acqua bollente la prendiamo con le pinze, vero? Ecco, adesso anche la vita va presa con le pinze. Non si scherza con la salute, basta poco e il virus può passare da un organismo che non manifesta sintomi a un organismo in cui può diventare letale. Aiutiamo noi stessi e gli altri a non bruciarci, cioè a non rimanere feriti da questa situazione che non ha precedenti. Il mio consiglio di oggi è: fate attenzione, rispettate le regole, non siamo ancora fuori da questa pandemia e poi abbiate cura della salute in modo naturale. Si è visto molto bene che chi ha una base sana ed equilibrata riesce a reggere l'urto di questo virus. Chi è intossicato, pieno di disturbi, fa più fatica e chi è già malato non ce la fa. È il momento di adottare definitivamente, non per moda o così in maniera estemporanea, di adottare uno stile di vita sano ed equilibrato, sia a livello fisico che mentale, sono entrambi importantissimi. Per dare il mio contributo a mantenere l'equilibrio del pensiero e delle emozioni, del pensare e del sentire, ho preparato una meditazione guidata. Consiglio di farla al mattino, preferibilmente, perché aiuta a iniziare la giornata con la giusta consapevolezza e la giusta energia. Se non potete farla al mattino, non deve essere una scusa, va bene in qualsiasi momento. L'importante è farla e con regolarità. Per fare la meditazione trovate il link in descrizione e nella piccola i qui in alto. Mi raccomando, fatela! Adesso, se vi è piaciuto il video, condividetelo e mettete un bel mi piace. E scrivetemi nei commenti come vi trovate e quanto bene vi fa. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con la naturopatia di Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Per dare il mio contributo a umanismo.